quando uno nasce con una maledizione, che è quella nostra, che non siamo proprio bene capaci a sopravvivere senza uno strumento in mano, è una maledizione. E noi abbiamo questa specie di crisi d'astinenza quotidiana, quella dalla musica. Allora uno come me, come tutti i ragazzi che iniziano a fare questo mestiere qua, abbiamo un sogno, che è quello di cantare con il tazzello. Ma voi immaginate che cosa può essere per uno come me stare qua? Dal silenzio verrà sudata un po'. Allora, iniziando da ragazzini, uno cosa fa? Impara a suonare uno strumento, o meglio, dovrebbe imparare a suonare uno strumento. Allora da lì inizia un cammino molto curioso e molto misterioso, perché non si sa mai dove si va a finire. Allora, quelli come me facevano il giro di Do, scrivevano due righe, le mettevano su un giro di Do e me ne andavo in giro. Esatto, il Do, la minore, Fa, Sol. E uno, ripeto, come me, algherese soprattutto, se ne va in giro come se avesse scritto la nuova Caruso. Quindi sono solo i primi passi. Poi la vita cambia, la vita va avanti. Allora si formano le prime band, i primi gruppetti, si prova nelle cantine, nei garage. Allora un giorno ad Alghero arrivano loro. Stiamo parlando della metà degli anni 90 e io avevo già il gruppetto dei miei amici. Veniamo a sapere che loro vengono a suonare ad Alghero. Io che conoscevo avete salutato Gino Marielli? Sì. Io che conoscevo l'organizzatore, ovviamente che cosa dovevo fare? Io da fan dei Tazenda, o meglio, da ammiratore, perché c'è una distinzione da fare tra fan e ammiratore. L'ammiratore è una persona che è psicologicamente abbastanza stabile, sana. Il fan, no. Il fan ha dei grossi problemi. Abbiamo qualche diapositiva qua dei nostri. Il fan ha qualche problema perché stalkerizza, ti chiama, ti cerca, scopre dove vivi, scopre che macchina c'hai, quando porti in giro il cane, quando vai a scuola, quando porti i bambini, quando sa tutto. Quindi noi da ammiratori che cosa abbiamo fatto? Ho dormito sul pianerottolo di chi organizzava questo concerto affinché me lo facesse aprire, e ci sono riuscito. Loro poi, tra l'altro, non avevano tutta la band, erano in tre, erano Gigi, Gino e Andrea. Allora iniziano a suonare due chitarre, il pianoforte, la voce. Noi eravamo lì con il nostro gruppetto di amici sotto alla scaletta del palco, ci guardiamo e diciamo: cosa facciamo? Saliamo, suoniamo con loro. E i ragazzi dicono: ma non li abbiamo neanche avvisati. Ma chi se ne frega se li abbiamo avvisati? Non è in azienda, ci tratteranno bene. Allora, è tutto vero. Allora, presi dall'entusiasmo e anche dalla faccia di cui, prendiamo e saliamo sul palco. E loro vedono questa banda di disgraziati, chitarra, basso, batteria, con le bacchette, pronti? Gigi, che all'inizio mi ha guardato come fossi un insetto. No, è vero, immaginate se adesso qui
salgono 7 ragazzi che non conosciamo e si mettono a suonare con noi, guarderemo con una certa curiosità. Invece lui, che suonava il pianoforte, dice, aveva a una decina di metri da me, mi dice, oh, ancora non sapeva, ignaro. Quali sapete? E io gli dico, tutte. Allora abbiamo iniziato a suonare con i Tazenda. Ed è stata per noi, per me, un'esperienza straordinaria. Questo perché? Perché la vita è veramente non solo strana, ma è terribilmente bella, perché guardate oggi che cosa è successo qua. Però che cazzo è questo? Poi grazie Gaetano, fate un applauso, no? Grazie. Avete detto che avete suonato con Morandi. Vi siete portati anche gente, Marcolino, Massimo, anch'io mi sono portato dei ragazzi, degli amici. Mi sono portato Luca Folino e Massimo Cano. Dove siete? Visto che avete suonato con Morandi, allora dimmi. Io voglio per me le tue carezze. C'è un grande prato. No, loro lo sanno, vero? Sì. Un po' di vero. Chi è? Però mi dovete un favore, perché io ho suonato con voi in quell'occasione lì, gratis. Anzi, mi sono anche beccato degli sguardi proprio un pochettino così così. La mia adolescenza ne ha avuto delle grossissime conseguenze. Allora vi chiedo di cantare una canzone con me, che fa più o meno così. Aspetta. Yes. Yes, come. Favola. Dentro le parole noi troviamo
il coraggio e gli oggetti smarriti. Dentro le parole si viaggia nel tempo. E sentiamo ancora quegli odori. Ci ricordiamo di chi con noi giocava al nascondino. Perché le canzoni hanno il potere delle fate e trasformano un pezzo di legno in un bambino. Tornare tenendosi per mano.